050 1984. Immerso nel verde, lontano dal caos e dallo smog, il rinnovato centro sportivo della SSD Certosa offre ai bambini e alle famiglie momenti di relax abbinati ad una sana attività calcistica di base. Grazie ai due campi di calcetto, ai due di calciotto, al campo di calcio a 7 e al magnifico campo di calcio a 11 in erba sintetica di quarta generazione, il Certosa permette a tutti i suoi tesserati di praticare sport in completa tranquillità e sicurezza. L'intera organizzazione del Certosa Calcio si muove sotto la stretta collaborazione del settore giovanile della S Roma e, inoltre, organizza campus estivi per trascorrere delle vacanze da sogno. Chiama subito lo 06 24 28 205 e iscrivi il tuo bambino alla scuola calcio della SSD Certosa. SSD Certosa. Cuore, orgoglio, tradizione per un futuro da campione. L'applauso lo chiedo più forte perché è arrivata la capolista del girone A di eccellenza, la dominatrice del girone, che salutiamo e ringraziamo. Nuovo applauso ragazzi, più forte al Pisoniano, che tra l'altro dobbiamo ringraziare particolarmente Luca, perché ha concluso la sua partita pochissime, cioè un'ora e mezza fa, e si è precipitato nei nostri studi. Ha vinto, mi fa veramente piacere sottolineare, una giornata tra l'altro importantissima questa potrebbe essere per questa squadra, che andiamo subito a presentare, subito dopo chiaramente il nostro direttore, che salutiamo nuovamente, Gianluca Di Bella, ovviamente dalla parte sinistra dello studio, destra per chi guarda questo schermo, il direttore sportivo che è multitasking, direi colonna portante di questa società da anni, prima nelle vesti di giocatore e adesso da dirigente si sta facendo veramente molto apprezzare, Alessandro D'Antoni. Ciao Alessandro. Buonasera, grazie degli complimenti. Grazie a te. E accanto a te io vorrei che fossi tu stesso, Alessandro, a presentarli, perché sono tutti i ragazzi presenti nel nostro studio sono veramente stati fondamentali, credo, certo, fino a questo momento. Ma la fortuna è stata scelta in base agli occhi, perché tutte e tre colore chiarissimo. Allora, qui vicino a me ho Di Donato, Gabriele Di Donato, che è il nostro vice capitano. Oggi purtroppo non è potuto venire, Saliu, quanto che capitano. Salutiamo comunque e ringraziamo. Fabrizio Cioffi, che è il nostro difensore centrale, entrambi hanno giocato con me. E uno con Di Donato addirittura abbiamo vinto il campionato, e con Fabrizio per me è stata un'annata un po' strana, perché mi sono rotto il ginocchio. Aia. Cosa strana, ma mi sono rotto tante volte, insomma. E poi dall'altra parte c'è, dalla sinistra in basso, Simone Festa, a destra Simone Anselmi, sopra da sinistra Anzini Giuseppe, Fassi Iuri e Figlioli Alessandro. Insomma, sono tutti giocatori che hanno chiaramente saputo interpretare al meglio la loro professione, non solo in questa stagione, ma direi veramente tutte. Sono volti notissimi per gli appassionati di calcio dilettante e vi ringraziamo veramente di cuore per essere qui con noi. Chiaramente c'è molto da dire per quanto riguarda le prime squadre. Assolutamente, Luca. Finiamo però la parentesi del settore giovanile, anzi prima andiamo da Enrica, che ha selezionato per noi alcuni tanti messaggi. Perfetto. Adesso vi ricordo anche il numero. Bene. 331-5633-213 per inviarci tutti i vostri messaggi. Invece, se volete scriverci una mail, potete farlo a redazione@fuoriaria.it. Arrivano come sempre tantissimi messaggi, ve ne leggo alcuni. Uno dice: un saluto ai ragazzi della Aprilia. La sconfitta di oggi è solo un piccolo passo falso di una grande stagione. Saluti da Stefano. Un altro messaggio: forza la Dispoli Elite del 96, siete un gruppo grandissimo. E un altro messaggio lo mandano Gaia, Flavia e Giorgia e dicono forza Vigili Urbani del 97. Cerchiamo di prendere anche Castagna. Ci ripeti il numero, Riga, per favore? 331-5633-213. Niente, ci ha fregato stavolta. Peccato. Allora, mancava una categoria, credo che è quella degli allievi regionali. Sì, andiamo a concludere per quanto riguarda il settore giovanile con gli allievi regionali. Andiamo a vedere il girone A relativo a questa categoria. Roboante 7-1 esterno dell'Almas sul Palocco, sempre più ultimo con un solo punto all'attivo. Brutta battuta d'arresto per il Monte Spaccato, che perde 4-3 in casa dell'Etrusca Calcio. Risultato a sorpresa dunque. Ora il Fregene riagguanta in vetta a quota 43 proprio la formazione di Via Vai. Nel girone B il Real Tuscolano ferma la capolista Fidene sull'1-1, non ne approfitta però la Libertas Centocelle, che impatta anche lei contro il Casal Barriera. Perde l'Atletico Fidene, esce sconfitto anche il Fiano Romano per mano del Real Tor Sapienza, e di fatto nelle prime tre posizioni non cambia nulla, sette bagni permettendo. Nel girone C vincono le prime quattro di questo raggruppamento: Fondi, Romulea, Cinzia e Tor de Cenci, e
anche per questo girone possiamo parlare di un turno interlocutorio, bene anche il Cecchina che supera 4-3 il Fonte Meravigliosa in un match entusiasmante. Nel girone D il Città di Marino batte la Latri, il Cinecittà Bettini impatta a sorpresa 2-2 contro l'Audace Genazzano, ultimo possiamo dire due punti persi per il Cinecittà. Il Rio Ceccano invece ne rifila 5 al Ciampino e mantiene il passo della capolista, così come il Vivace Grottaferrata. Il Pro Roma batte all'inglese il Tecchiena e sale a quota 27 punti, buona la posizione di classifica del Pro Roma che è in ascesa. Allora, vediamo il filmato, l'ultimo, per quanto riguarda il settore giovanile, poi apriremo la ricca parentesi di eccellenza e promozione proprio tra Tor Sapienza e San Donato Pontino. Importante vittoria per il Tor Sapienza contro l'ostico San Donato Pontino. Tre punti che permettono ai ragazzi di Roberto Pedricone di rimanere in corsa per i playoff. Già dalle battute iniziali il Tor Sapienza è propositivo, in particolare con Matarelli che al terzo viene liberato al tiro da un colpo di tacco di Fatta. Poi è il turno di Romozzi, ma entrambe le conclusioni dell'attaccante in maglia bianca non trovano il bersaglio grosso. All'ottavo ci prova ancora Matarelli, il numero 10 entra in area da destra e costringe Forzati alla deviazione di pugno. Il San Donato risponde solo al 14esimo, lancio per Barbato che viene anticipato da Candelotti, il pallone però rimane lì e lo stesso Barbato ci prova di testo, sfiorando il montante opposto. Passata la paura, il Tor Sapienza torna a fare gioco, Rozzi al 15esimo impegna Forzati sul calcio di punizione. Ma è il 23esimo che i padroni di casa riescono a sbloccare l'incontro. Romozzi dal vertice sinistro dell'area lascia partire un fantastico destragiro che si insacca sotto al 7 di Forzati. I ragazzi di Pedricone però non si fermano. Al 24esimo Fatta costringe Forzati alla deviazione in angolo, mentre al 32esimo arriva il raddoppio. Gran palla in verticale di Rozzi per Romozzi, che a tu per tu con Forzati non sbaglia. Ma il primo tempo non è ancora finito e il Tor Sapienza lo capitalizza al massimo. Minuto numero 39, Rozzi su punizione mette in difficoltà Forzati. L'estremo difensore Pontino è fortunato in questa circostanza, ma nulla può sul tapin da due passi di Fadda. Forzati però si riscatta subito dopo sulle conclusioni di Romozzi e Matarelli. Nella ripresa però il ritmo cala, il Tor Sapienza ovviamente non ha più la necessità di trovare la via della rete. Al settimo Guadagno mette in mezzo per Matarelli, ma la sua conclusione trova il corpo di un difensore pontino. La gara fin qui molto corretta, ha uno scatto di nervosismo al 12esimo quando Guadagno e Altobelli vengono spediti sotto la doccia dal direttore di gara. In 10 contro 10 è sempre il Tor Sapienza a fare la partita. Al 23esimo Cora Saniti spara sul fondo, mentre al 24esimo ci vogliono tutti i riflessi di un grande Forzati per fermare la serpentina di uno scatenato Zerboni. Il poker per i padroni di casa sembra una chimera quando al 36esimo il tiro di Bretti viene respinto dal solito Forzati, ma un minuto dopo Milone prende l'out di sinistra e serve a Matarelli un pallone d'oro da spingere in rete. E così mentre Aprilia e Spessa Artiglio si staccano, il Tor Sapienza rimane l'unica vera antagonista alle tre di testa. Complimenti al Tor Sapienza, abbiamo visto il gol grazie al filmato di Cristiano Amalfitano. E allora Andrea, gara, giornata ricchissima sia in eccellenza sì, che dovrebbe in promozione. Essere tra l'altro già pronto presumo il collegamento con Lazio TV, almeno questo c'è. Non lo vedo ancora alle spalle incombenti. Allora potremmo evadere la pratica promozione se sei sì, d'accordo. Assolutamente sì. Allora cominciamo con i risultati di promozione, perché anche qui insomma ne sono accadute un po' di tutti i colori. Vediamo attraverso la nostra regia chiaramente di mettere in onda il girone A. Allora c'è il nuovo sorpasso da parte della Dispoli ai danni del Montefiascone, la Dispoli che coglie con quello di oggi il 16esimo risultato utile consecutivo, vado a memoria, 12 vittorie e 4 pareggi, insomma rendimento formidabile per la formazione di Marco Galli, che supera il Montefiascone, fermato invece al Sant'Eugenio dalla Storta. La Storta tra l'altro che domenica prossima affronterà sempre tra le mura amiche la Dispoli, quindi chissà, insomma saremo a vedere come andranno le cose. Il Santa Marinella torna al terzo posto superando l'Anguillara e provando a riproporsi chiaramente in ottica
quantomeno playoff. In coda risultato importantissimo per quanto riguarda il Corchiano, che ha superato nel derby la Fortitudo Nepi accorciando in classifica chiaramente per quanto riguarda la lotta salvezza. Questo è il girone B. Qui la Sabina che insomma, ha colto invece la vittoria numero 13 dall'inizio della stagione in rimonta, tra l'altro nel derby contro la Procalcio Sabina, decisivi anche qui Venturini e compagni insomma, nel successo. Per quanto riguarda le altre, è stata una giornata negativa per il Villanova, che ha perso tra le mura amiche contro il Montecelio, che si conferma squadra molto ostica da affrontare, quindi complimenti alla matricola tiburtina, così come i complimenti vanno alla Rustica e al Monterotondo Scalo, che continuano a procedere a pagliate al secondo posto, un duello veramente bellissimo in questo girone. Andiamo a vedere anche velocemente il girone C. È scivolato il Borgo Podgora, quindi prima sconfitta dell'era Paloni per quanto riguarda la matricola pontina. Ne ha subito approfittato l'Almas, che giocava alla Capito Sbardella e che ha vinto, seppure con un pizzico di fatica, sull'Olimpia 2-1, quindi complimenti alla squadra di Sant'Ececca, che torna al comando. Anche qui è una classifica straordinaria, perché vedete anche il Cava dei Selci è lì, sono tre squadre racchiuse in tre punti, ed è davvero molto molto appassionante, considerando anche che c'è il Santa Maria delle Mole che è andato a vincere a Borgo Sabotino, insomma una gara molto molto complicata. Il Ciampino invece ha pareggiato quest'oggi 1-1 a Casalotti. Girone D, risultato più clamoroso in assoluto della stagione, il passo falso del Colleferro di Enrico Baiocco, che ha perso al Caslini per 2-0 contro il Paliano. E Bonine e Vittori, gli autori delle reti del successo del Paliano, ne ha subito chiaramente approfittato il Valmontone, che ha dilagato nel proprio match contro il Santa Pollinare 6-1, insomma sono andati a segno un po' tutti, doppietta per Tartaglione tra gli altri, e ne ha approfittato anche il Segni, che ha vinto nel proprio impegno al Tasciotti di Sezze grazie ai gol di Pacetti e di Giacchè. Insomma anche qui veramente risultati molto molto importanti, e questa anche qui una lotta apertissima. Tra l'altro, Luca, ricordiamo che in settimana ci saranno numerosi recuperi in promozione, ma soprattutto i quarti di finale di Coppa Italia, con appuntamenti cerchiati in rosso, la Dispoli Colleferro e Villanova Valmontone. Due partite davvero bellissime mercoledì, insomma, quindi chi potrà andare vada, perché sarà sicuramente straordinario, penso. E allora, mentre do il benvenuto in studio al nostro Gabriele Giustiniani, oggi in versione Nicolò Fabbi. Per lui e i suoi capelli. Esattamente. Che devi fare? In realtà sono i capelli che portano lui, è una cosa strana. Diciamo bene. Okay. Sì, oggi è contratto capelli. Ma sì. Allora, vediamo il servizio, che è appunto quello della la bella impresa della storta sul Monte Fiascone. Al ritorno andremo a collegarci con gli amici di Lazio TV. Ci dovrebbe essere, credo, subito, quindi lo rimandiamo il servizio e andiamo da Roberto Italiano. Ciao Roberto. Perfetto. Servizio e collegamento, servizio. L'avevo detto io, dopo lo picchio al nostro assistente di regia. Va bene. Eccoci qua. E vabbè, allora. È carnevale. Possiamo andare comunque a Lotteria Italia. Salutiamo Roberto. Nel frattempo. Ciao Roberto. Ciao a tutti, allora da quello che ho intuito state per entrare in argomento eccellenza, quindi vi lascio commentare i risultati ricordandovi solamente che noi possiamo mostrarvi il rigore del vincente del Sora, il gol del Terracina Roccasecca e soprattutto un servizio già confezionato sull'incredibile pomeriggio tra Ceccano e Lariano, gara che non è stata ripresa perché l'arbitro ha sostenuto che non ci fossero le condizioni per proseguire. Quindi a voi per il commento alla giornata d'eccellenza, e poi direte voi se partiamo noi con le immagini e poi concluderete voi. A voi Luca ed Andrea. Benissimo, allora io chiederei alla regia di andare subito con la grafica dei risultati sia per quanto riguarda il girone A che per quanto riguarda il girone B, anche perché lo ricordo anche a beneficio di Roberto, che è in collegamento qui nei nostri studi, è presente la capolista del girone A di eccellenza, quindi il Pisoniano. Eccoli qui i risultati, una giornata veramente molto molto importante, direi, caro Alessandro D'Antonio, direttore sportivo del Pisoniano, per voi che avete vinto bene nel pomeriggio superando un Cecchina che comunque ha destato una buona impressione, al Savoia di Bellegra ha resistito per circa un tempo prima di capitolare di fronte ai gol di Toscano e Saliù, ma è stata una giornata importante anche in virtù degli altri risultati, perché Civitavecchia è spugnato Albano, quindi si allarga la forbice rispetto alla seconda in classifica, più portate sul +7, insomma credo una giornata da incorniciare. Beh, diciamo sì, ci
partita vecchia è stato un risultato abbastanza...